Le cime dell'Appennino tra Firenze e Bologna dividono perfettamente in due la nostra Italia, zigzagando in maniera equidistante tra i nostri due mari. E dalle cime delle montagne possiamo ammirare da una parte la sconfinata pianura padana e dall'altra le dolci colline toscane. Da una parte potremo sentire l'odore dei tortellini in brodo, del ragù e dell'ambrusco e dall'altro della bistecca, del cacciucco e del chianti. Sentire allo stesso modo la risacca del Tirreno come quella dell'Adriatico e girarsi da una parte piuttosto che dall'altra ci porterà comunque a conoscere posti davvero molto interessanti. Oggi ci muoviamo verso Bologna e vi porterò a conoscere la Piana Fiorentina. Qui incontreremo l'azienda Le Delizie in Tavola. Ci troviamo a Sesso Fiorentino, un distretto del comune di Firenze che si estende dalle pendici di Monte Morello fino alla piana dello Smannoro. Precisamente in questo momento ci troviamo davanti a Villa Solaria. Sesso Fiorentino è un luogo abitato, pensate, da ben 9.000 anni, ma la prima popolazione ad abitarlo in maniera intensiva fu quella degli Etruschi, nel VII secolo a.C. Della loro presenza ci sono diverse tracce. Non lontano da qui, infatti, troviamo due monumenti funerari. La tomba della Montagnola e la tomba della Mula. Alla tomba della Mula è legata una leggenda molto interessante. Infatti si racconta che al suo interno sia seppellita proprio una mula d'oro massiccio. Agli Etruschi si sostituirono poi i Romani e in quel periodo Sesso Fiorentino divenne un punto cruciale che collegava Firenze a Lucca e Pistoia. Pensate che Sesso Fiorentino prende il suo nome proprio dalla sua posizione, infatti si trova al sesto miglio di distanza da Firenze. Le Delizie in Tavola è nata nel 1987, quindi un'esperienza ormai più di 30 anni. E inizialmente si chiamava Le Delizie di Via del Cuoco perché prendeva nome proprio dalla Via del Cuoco qui a Sesso Fiorentino. L'azienda all'inizio serviva quelle che erano le piccole gastronomie, cosiddette pizzicagnole toscane, per poi dagli anni 90 in poi, con l'avvento della grande distribuzione, ha iniziato a servire appunto quelli che erano i piccoli supermercati fino all'avvento dei superstore ai giorni d'oggi. Nel frattempo abbiamo cambiato nome dalle Delizie di Via del Cuoco, siamo diventati Le Delizie in Tavola in questo nuovo stabilimento. In questo momento mi trovo davanti a Villa Doccia, ex sede della manifattura Ginori. Oggi è diventata sede invece della biblioteca Ernesto Ragionieri, dove ogni settimana avvengono letture pubbliche e spettacoli teatrali. Nel 1735 accadde un fatto che cambiò radicalmente la storia di Sesso Fiorentino e il suo sviluppo economico e sociale. Infatti, in questo anno il marchese Carlo Ginori fondò proprio qui la Manifattura di Doccia, una delle più antiche e prestigiose manifatture di ceramica, conosciuta tutt'oggi con il nome di Richard Ginori, perché nell'anno 1896 avvenne appunto una fusione tra la Ginori e la società milanese di ceramiche Richard. I nostri prodotti di punta sono sicuramente tipici toscani, quindi la classica ribollita, pappa al pomodoro, trippa alla fiorentina, ma anche prodotti tradizionali italiani, quindi la lasagna alla bolognese, e negli ultimi anni abbiamo avuto un grande successo con il lancio di prodotti etnici, in particolare della linea orientale. Le materie prime che utilizziamo nei nostri prodotti vengono fuori da un'accurata scelta e selezione, in particolar modo vengono svolti dei panel test sia per quanto riguarda il gusto del prodotto che anche per quanto riguarda le caratteristiche microbiologiche. Selezioniamo quelle che sono materie prime sempre freschissime e principalmente all'interno del territorio toscano. Sesso Fiorentino è sicuramente un luogo pieno di attrazioni
e l'epoca medievale ha regalato a questo luogo tantissime pieve romaniche. Tra queste ricordiamo quella più importante e particolare, la pieve di San Martino, che è quella che vedete alle mie spalle. All'anno 1600 invece risalgono moltissime ville, bellissime, con vasti giardini, fontane enormi e giochi d'acqua. Tra queste ricordiamo Villa Corti Salviati, una delle più belle, che è una limonaia talmente grande da essere sede di una scuola di recitazione e sede di un teatro. La cucina tipica toscana si presenta come una delle più variegate di tutta Italia. Non per nulla, colui che codificò la cucina popolare italiana a fine Ottocento, stiamo parlando di Peregrino Artusi, si trovava proprio a Firenze quando scrisse il suo libro La scienza in cucina e l'arte del mangiar bene. Spaziando dai monti alle colline al mare, infatti il suo patrimonio gastronomico è praticamente infinito, comprendendo pesce, selvaggina, pasta fresca e secca e anche molti dolci. Insomma, un vero e proprio tesoro a cui accompagnare magari un buon calice di Chianti. Come detto, la principale linea di demarcazione è quella fra l'interno e la costa. Nell'entroterra, infatti, sono più diffusi i piatti di carne, soprattutto per quanto riguarda la selvaggina, con una particolare predilezione per la carne di cinghiale. Molto diffusa è ovviamente anche la variante domestica di questo animale, visto che la carne di maiale è utilizzata un po' ovunque, soprattutto per gli insaccati. Sulla costa invece passa a farla da padrone il pesce e ovviamente il piatto di culto diventa il cacciucco. Il cacciucco è una delle più famose zuppe di pesce della cucina italiana, tipica soprattutto della città di Livorno. E il cacciucco, come tutti gli altri piatti tipici della Toscana, è accompagnato sempre da qualche fetta di pane. Il pane toscano, si sa, ha la particolarità di non essere salato, sciocco, come si suol dire. Questa caratteristica sarebbe dovuta alla rivalità tra Firenze e Pisa, con quest'ultima che avrebbe messo tasse, è proprio il caso di dirlo, salatissime, su quello che ai tempi era addirittura detto oro bianco. E il pane è al centro di un'altra famosa ricetta toscana, la ribollita. La ribollita è una zuppa di pane e verdure, il cui nome deriva dal fatto che veniva di solito preparata in grandi quantità in un unico giorno e poi appunto ribollita nei giorni seguenti. Gli ingredienti base, oltre al pane, sono i fagioli e il cavolo nero, del quale si dice che debba aver preso il ghiaccio, cioè almeno un paio di gelate durante l'inverno, per ammorbidirne le foglie. Per chiudere questo stupendo piatto povero si aggiunge di solito un giro d'olio a crudo. E a proposito di ribollita, sentiamo un po' l'Artusi come ce la racconta. Questa zuppa, che per modestia si fa dare l'epiteto di contadina, sono persuaso che sarà gradita da tutti, anche dai signori, se fatta con la dovuta attenzione. Mettete i fagioli al fuoco con l'acqua suddetta, unendovi le cotenne. Già saprete che i fagioli vanno messi ad acqua ghiaccia e se restano in secco vi si aggiunge acqua calda. Mentre bollono, fate un battuto con un quarto di una grossa cipolla e due spicchi d'aglio, due pezzi di sedano lunghi e un buon pizzico di prezzemolo. Tiratelo fine, mettetelo al fuoco con l'olio sopra indicato e quando avrà preso colore versate nel medesimo gli erbeggi. Tagliate all'ingrosso, prima i cavoli, poi la bietola e la patata tagliata a tocchetti. Ribollita si presenta un po' come il piatto simbolo della regione toscana, un piatto che raggruppa i prodotti migliori di questa terra per creare una pietanza saporita, nutriente, ma allo stesso tempo particolarmente leggera. Dalle delizie in tavola si possono trovare primi, secondi, contorni, qualsiasi tipo di piatto già pronto della cucina tipica toscana e nonna. Ciao Giovanni, come stai? Ciao Eleonora, tutto bene? Senti un po', ma dove possiamo trovare i vostri prodotti? I nostri prodotti li potete trovare nei principali supermercati di tutta la Toscana, in particolar modo dentro Unicoop Firenze, nel reparto freschi di gastronomia.
Quali prodotti precisamente troviamo all'interno della vostra ribollita? Beh, direi ogni contadino ha la propria ricetta della ribollita. Noi cerchiamo di utilizzare la ricetta storica e tradizionale toscana, quindi utilizziamo innanzitutto solo verdure freschissime e in particolar modo il cavolo cappuccio, cavolo verza, cavolo nero, zucchine, porri, carote e il nostro pane raffermo naturalmente. Confermo. Ma hai qualche suggerimento per esaltare il sapore della vostra ribollita? Beh, secondo me il trucco è a fine cottura di inserire un po' di olio nuovo toscano e una fetta di cavolo nero croccante. Grazie mille Giovanni. Beh, devo dire che oggi ho da cucinare ben poco, perché fortunatamente a cucinare la nostra ribollita ci ha pensato Le Delizie in Tavola. Pertanto io mi occuperò dei dettagli, del pane e del cavolo nero. Ed eccomi qua, è arrivato il momento di impiattare la nostra ribollita, o meglio, la ribollita delle Delizie in Tavola, diciamola tutta. Eccola qua, fa un profumo, credetemi, buonissimo. Ho scelto questo piatto bianco bellissimo per esaltare anche il colore di questa ribollita. Eccola qua. E come ci ha consigliato Giovanni, a questo punto io ho tolto dal forno, anzi, il pane, diventato un po' più duro, un po' più buono e croccante, lo metto un pochino così sopra la ribollita e poi per finire io andrei a tagliare, come ci ha consigliato appunto Giovanni, il nostro cavolo nero. Non trovo il coltello, finito. Come ci ha consigliato Giovanni, vado a tagliare un pochino di cavolo nero. Eccolo qua. Taglio qualche pezzettino e la foglia direi di sbriciolarla direttamente sopra la ribollita. Quindi facciamo così. Vediamo un po'. Qualche fogliolina. Meglio pezzo di fogliolina. E io direi che il profumo c'è, la ribollita anche, però immancabile ovviamente un pochino di olio. Oh, adesso sì che gli ingredienti ci sono tutti. Prontissima. Oggi abbiamo conosciuto il paese di Sesto Fiorentino e ci siamo stupiti per le sue bellezze artistiche e architettoniche, come le sue ville lussuose del Cinquecento e i siti antichi archeologici. Qua abbiamo conosciuto l'azienda Le Delizie in Tavola, capace di confezionare cibi pronti e da asporto nel totale rispetto della tradizione. Infatti può sembrare strano che velocità e tradizione vadano d'accordo, ma quando alla base del lavoro c'è la passione, tutto è possibile. E ne è stata la riprova la ribollita che abbiamo preparato oggi, proprio delle Delizie in Tavola. Per oggi il nostro viaggio si conclude qua, ma vi promettiamo che torneremo presto tra Firenze e Bologna a scoprire nuove storie, nuovi itinerari e soprattutto nuovi prodotti da assaggiare. Ci vediamo alla prossima!